Benvenuti in questa nuova puntata di Speaking Off, il programma più fresco dell'estate. Oggi abbiamo un ospite speciale, una regista, fotografa e giornalista. Vi presento Gloria Aura Bortolini. Ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito. Grazie a te per la disponibilità. Intanto, come stai? Bene, al fresco, il programma più fresco dell'estate. Giustamente. Ci puoi raccontare com'è nata la passione per il visual storytelling? Allora, io sono sempre stata appassionata di fotografia, quindi inizialmente la mia prima passione è stata appunto la fotografia. Poi sono diventata giornalista, ho lavorato diversi anni come inviata e reporter e un giorno ho avuto l'illuminazione di mettere insieme queste due passioni, quindi il giornalismo, quindi il racconto e la fotografia, e ho pensato che nel documentario questi due aspetti potevano trovare la simbiosi e quindi da lì è iniziato appunto tutto un percorso di visual storytelling che mi ha portato appunto a fare dei documentari e tuttora trovo che sia l'espressione migliore, ecco, per raccontare una storia. Per cui continuo come fotografa, mi piace molto tuttora portare avanti la fotografia, però il video e il documentario mi dà quell'elemento in più per approfondire e raccontare. Ottimo. Qual è stato il tuo percorso di studi che hai dovuto affrontare per fare questo tipo di lavoro? Allora, io mi sono diplomata al liceo classico, poi quando dovevo scegliere il percorso universitario non avevo ancora le idee chiarissime, sapevo che avrei voluto viaggiare, quindi fare un lavoro che mi permettesse di viaggiare, però non avevo ancora chiaro l'ambito e quindi mi sono iscritta ad economia. E ho fatto la triennale in economia, la specialistica invece in comunicazione e marketing. E poi ho iniziato a fare appunto dei workshop, delle masterclass più in ambito fotografico, di montaggio, di regia e quindi ho imparato poi anche facendo esperienza sul campo, per cui è un percorso un po' Bello non variegato. dritto, diciamo, ma mi ha permesso insomma di capire piano piano sempre di più che cosa volessi fare. Poi, cioè, comunque, facendo un percorso, diciamo appunto così, variegato, uno poi può anche imparare più skills comunque. Esatto, infatti devo dire che non ho rimpianti, non rinnego nulla del mio passato, dei miei studi, anche insomma la laurea in economia, devo dire che poi mi è tornata utile quando ho iniziato a lavorare come giornalista perché dovevo poi intervistare politici, imprenditori, capi di Stato, quindi comunque le nozioni economiche erano utili. Quindi alla fine, insomma, impara l'arte, mettila da parte e poi ti guardi indietro e trovi un fil rouge che ricollega tutto. Possiamo dire che sei un'osservatrice della realtà. Qual è stata l'esperienza che ti ha colpito di più? Beh, premesso che appunto come osservatrice della realtà, in quanto curiosa di natura, ogni giorno trovo qualcosa che mi colpisce. E ovviamente le realtà che più mi hanno colpito, che poi ho deciso infatti di raccontarle con dei documentari, sono La vita in barca a Londra, da cui poi è nato il film London Afloat. E questo perché quando vivevo a Londra ho scoperto appunto di questa comunità di artisti, studenti, ma non solo, anche famiglie, anche addirittura banker che hanno scelto di vivere in barca lungo le acque del Tamigi e di Regent's Canal e non conoscevo questa realtà perché si sa di Amsterdam, le houseboat sono un'icona di Amsterdam, ma si conosce meno questa realtà a Londra e quindi ho deciso appunto di raccontarla e ho fatto un documentario vivendo comunque con loro per 3 anni, quindi ho avuto modo proprio di conoscere un microcosmo ed è stato bellissimo.
Poi un'altra realtà che mi ha incuriosito e che ho potuto accompagnare raccontandola appunto in un documentario che si intitola Lei e mio marito è quella dell'avvocato Gracis, avvocato di Benetton, che a 50 anni ha deciso di diventare donna. E quindi ho seguito il suo percorso di trasformazione per anche di 3 anni fino a quando poi ha sposato un'altra donna, quindi da lì titolo Lei è mio marito. Wow, un'esperienza forte. Sì, no, infatti è stato anche bello appunto accompagnarlo in questo viaggio comunque personale di evoluzione, ma allo stesso tempo molto delicato raccontare, insomma, questa storia, perché è una storia molto intima. Assolutamente, direi. Ci racconti l'esperienza del Sony World Photography Awards 2013? Lì ho un bellissimo ricordo di quel contest fotografico, perché ho deciso di partecipare appunto con uno scatto fatto in Argentina durante un viaggio a Salta, quindi nella provincia del nord dell'Argentina, dove c'è Salinas Grandes, che sono delle saline appunto di sale con dei paesaggi meravigliosi, e lì sono riuscita ad immortalarli in una maniera un po' insolita, diciamo, e con una prospettiva che sembra quasi infinita. E questo scatto poi è stato scelto e ho ricevuto una menzione speciale appunto dal contest della Sony World Photography Awards. Quindi è stata poi esibita alla Somerset House di Londra ed è stata, insomma, una grande bella soddisfazione. Sì, direi proprio di sì. Dove trovi l'ispirazione per tutti i tuoi lavori? Ma l'ispirazione viene in maniera casuale a volte, altre volte appunto leggendo, guardando un film o appunto osservando la realtà che mi circonda, perché essendo io poi una curiosa di natura sono sempre comunque con le antennine puntate e trovo sempre stimoli, quindi è una cosa appunto che ho dentro e da lì poi a volte nasce l'ispirazione per un lavoro e anche la forma poi del lavoro stesso può cambiare, perché spazio dalla fotografia al documentario alla scrittura di articoli in qualità appunto di giornalista, quindi sono, diciamo, trasversale in ambito sempre di comunicazione, però a volte più artistico, a volte più giornalistico, quindi mi piace spaziare. Sì. Ti piace sempre esplorare mondi differenti, diciamo. Sì, per esempio adesso ho creato anche, durante la quarantena, ho creato un podcast che ho intitolato Il mondo in una stanza, visto che eravamo confinati in una stanza, ho pensato di portare il mondo dentro quella stanza, quindi da lì il titolo. E mi sono cimentata comunque con uno strumento nuovo, il podcast. Devo dire che mi piace moltissimo anche lavorare con la voce, per cui in televisione è sicuramente uno strumento molto potente, però ci sono pro e contro, per cui sei comunque schiavo dell'immagine nella televisione, devi essere sempre tutto perfetto, trucco, parrucco, abiti. Invece il podcast lo posso registrare anche in pigiama spettinata la mattina e nessuno se ne accorge, e poi appunto lavori proprio con la voce, quindi cerchi di trasmettere le emozioni con il tono della voce, e lo trovo ancora più intimo e meno artificioso. Sì. E poi vabbè, ci sono i social, che ovviamente anche quelli sono uno strumento di comunicazione quotidiano, per cui ogni giorno posto con l'hashtag i consigli di Gloria Aura. Sì. E quindi segnalo sempre delle realtà che scopro durante i miei viaggi. È vero, sei molto attiva sui social. E proponi... anche se non mi definisco un influencer, è una parola che mi fa un po' sì, non tempo. Proponi sempre ottimi contenuti. Sì.
Com'è nata la collaborazione con la RAI nel programma Chi di Mangiaro? Con la RAI ho iniziato un po' per caso, nel senso che avevo conosciuto Licia Colò durante una conferenza e siccome mia nonna, quando ero ancora adolescente, conosceva ovviamente la mia passione per i viaggi e che mi hanno tramandato loro, tra l'altro, perché i miei nonni hanno fatto il giro del mondo, wow, sono sempre stati dei grandi viaggiatori, per cui mi hanno probabilmente ispirata e passato il semino loro. E mi diceva mia nonna, ma scrivi a Licia Colò, appunto perché lei seguiva il programma Chi di Mangiaro e quindi mi vedeva come una sua assistente, mi diceva proponiti come assistente di Licia nei suoi viaggi, e io ovviamente ridevo e dicevo figuriamoci se mando una lettera, perché ancora non c'era l'email, quindi figuriamoci se mando una lettera a Roma se Licia Colò mi risponde. E poi anni dopo, purtroppo mia nonna era mancata, però sapevo appunto di questa conferenza, quindi sono andata per conoscere Licia, per raccontare appunto di questa storia e della sua fan, che era mia nonna, e lei mi ha detto ma perché non vieni a trovarmi nel mio programma a Roma? Poi io sono andata e mi ha proposto di fare un reportage a Treviso, la mia città d'origine, perché stavano montando una serie sul racconto delle città italiane. Quel reportage andò benissimo, io poi all'epoca vivevo a Londra e quindi mi ricordo che avevo fatto una proposta su tutte le tendenze e le novità londinesi ed è piaciuta, quindi da lì poi è nato un format appunto londinese sulle nuove tendenze e l'anno dopo poi sono entrata in studio con Camilla Rasnovic. Hai dei consigli per chi volesse intraprendere questo percorso lavorativo? I consigli sicuramente sono di essere curiosi, di viaggiare il più possibile, perché comunque quando viaggi appunto apri i tuoi orizzonti, hai la possibilità di conoscere persone con background diversi, e sei più aperto appunto a stimoli, idee. Tante idee mi sono venute proprio in viaggio, quindi assolutamente è una cosa che consiglio a tutti, a prescindere poi dal percorso e dal lavoro che si voglia fare. E nello specifico, ovviamente, per fare la regista il consiglio è di fare quanta più esperienza sul campo, perché vanno benissimo tutti i corsi, tutte le teorie del caso, però poi bisogna fare esperienza sul campo, quindi sì, così ovviamente lavorare con dei registi bravi che ti possano ispirare. E come giornalista, anche lì il percorso ovviamente è legato agli studi e al concorso che poi ho fatto, che è stato un bel impegno, però è una cosa che anche lì ci ho messo passione, quindi mi piace farlo. E poi come conduttrice televisiva lì è stato appunto completamente random, nel senso che mai mi sarei immaginata davanti alla telecamera, ho sempre pensato appunto da fotografa e da regista di stare dietro l'obiettivo, e poi quando mi sono ritrovata ho dovuto fare appello a tutte le qualità, diciamo, zen per sconfiggere l'ansia da prestazione, l'emozione di stare davanti ad un obiettivo, e tuttora devo dire che combatto con la mia timidezza quando mi metto davanti all'obiettivo. Hai dei progetti futuri che vorresti realizzare? Progetti ne ho sempre, per cui le idee non mancano mai, poi bisogna vedere quali riescono a concretizzarsi, però il cassetto è sempre pieno di sogni. E nello specifico, avevo un sogno che era quello di creare un festival di cinema e ci sono riuscita, per cui quest'anno è alla terza edizione, solo che abbiamo dovuto rimandarla al prossimo anno per via appunto del Covid, sì. Si chiama Edera Film Festival, si svolge a Treviso, che è la mia città d'origine, e appunto è nato dal desiderio di creare qualcosa nella mia città d'origine, quindi tornare un po' alle origini, nella mia Itaca,
e portare una passione che era quella appunto per il cinema, e quindi da lì è nato questo progetto. Ovviamente porto avanti anche tutto il filone dei documentari, quindi sto sviluppando un documentario ambientato a Venezia, in ambito fotografico sto sviluppando un progetto di un libro fotografico dedicato a Londra, alla mia Londra, dove ho vissuto per 5 anni e anche lì appunto l'ho raccontata con uno sguardo un po' inedito, quindi fotografando l'East London principalmente, che era dove vivevo, e quindi tutta la parte più artistica e meno conosciuta e convenzionale di Londra. Hai viaggiato per tutto il mondo, possiamo dirlo, però noi di milanodavivere.com vogliamo sapere se hai un bel ricordo di Milano da poterci raccontare. Beh, io ho vissuto anche a Milano. Addirittura. Un periodo. E vivevo, avevo un appartamento proprio che si affacciava su Santa Maria delle Grazie, su questa piazza bellissima che ricordo appunto sempre con piacere, per cui mi affacciavo sul balcone e guardavo la vita che passava sotto casa in questa piazza. Poi il fatto di sapere anche che avevo uno dei dipinti più belli, il Cenacolo, appunto, sì, proprio sotto casa, e ogni tanto andavo lì in contemplazione, quello è un ricordo che ho sempre di Milano. Bellissimo, direi. Sì, sì. Nata a Treviso, ma cittadina del mondo, vogliamo ringraziare Gloria Aura per la sua disponibilità e per averci raccontato le sue esperienze in giro per il mondo. Mi raccomando, seguitela da tutti, vi metteremo in descrizione ovviamente i nostri social e i suoi. Grazie ancora. Grazie, grazie ancora. Grazie a voi e ci vediamo a Milano. Assolutamente. Grazie mille. Ciao.